Chiaramente la giunta dice no, è una grande scelta strategica per coinvolgere i privati. La verità è che c'è bisogno di trovare 300 e passa milioni di euro quest'anno per rientrare nel patto di stabilità, ecco, anche perché se per caso si sforasse il patto di stabilità per 2 anni di fila è possibile, forse anche probabile, che il comune venga commissariato e Fassino vada a casa. E quindi per loro è prioritario trovare in qualunque modo questi 300 milioni di euro. E quindi la scelta è stata, da una parte anche tra l'altro le aste immobiliari, che è un altro argomento di cui si potrebbe parlare, perché in questo caso 20-25 milioni della spesa corrente, quindi proprio del funzionamento del comune, sono stati messi come pagamento dalle aste immobiliari, quindi vendita di immobili del comune, che però non sono ancora partite, siamo all'inizio di luglio, quindi bisogna capire se entro il 31 dicembre riusciranno veramente Come incasso previsto sono devono state, essere sì. bisogna capire se veramente riusciranno a incassare questi almeno 25 milioni di euro di vendita di immobili entro il 31 dicembre. E poi invece per la parte, diciamo, di riduzione del debito di conto capitale, eccetera, c'è questa vendita di tutte le partecipate, che è vero che è una vendita limitata al 49%, almeno per GTT e per Amiant, perché poi per TRM già si è passati a una quota cospicua, così c'è scritto nel bilancio, non si capisce cosa vuol dire, comunque potrebbe essere il 70-80%, perché chiaramente servono ancora più soldi e quindi il 49% non bastava, vendendo l'80% arrivano più soldi e quindi si riesce ad arrivare a questi 300 milioni. Però comunque il problema vero è che a parole si dice il 51% resta in mano al comune, quindi è ancora controllo pubblico. La realtà, come dimostrato dall'aeroporto, che è in questa configurazione già da 10 anni, è che poi in realtà il privato per entrare anche solo al 49% vuole la garanzia di avere l'amministratore delegato e di decidere come funziona l'azienda. E quindi si fa un patto scritto, il patto parasociale, che dice che l'amministratore delegato sarà nominato dal privato e potrà sostanzialmente fare più o meno quello che vuole, fatto salvo un ruolo di controllo del presidente che è espresso dal comune. Però, come si è visto nell'aeroporto, in 10 anni il servizio è pessimo, i voli non ci sono, l'unica cosa che è stata fatta è trasformare Caselle in una specie di autogrill pieno di negozi per spremerti mentre sei lì che aspetti, e quindi sostanzialmente l'ottica di gestione del servizio non è più l'ottica del servizio pubblico a vantaggio dei cittadini, è l'ottica a vantaggio del socio privato che deve massimizzare quello che ci guadagna anche a costo di peggiorare il servizio. E quindi anche su questa operazione di GTT noi abbiamo posto proprio questo problema, avevamo addirittura chiesto di scrivere come condizione nella gara che poi adesso si farà per trovare chi è che compra, la condizione è che non ci fosse un aumento scaricato sui cittadini, cioè che se il privato che entra ovviamente vuole fare un guadagno e quindi deve trovare delle risorse dentro l'azienda, non lo faccia né aumentando i biglietti, né tagliando le corse, né chiedendo alla città più soldi di quelli che vengono chiesti adesso per garantire lo stesso servizio. E quindi dovrebbe È ottenerlo giusto. sostanzialmente tramite economie di scala, efficienza, tramite una capacità di gestione dell'azienda in maniera più efficiente, che poi è il motivo che viene dato per dire facciamo entrare il privato che gestisce meglio. Invece questo è stato bocciato, quindi non c'è nessuna garanzia di questo genere. L'unica garanzia che hanno voluto mettere è una garanzia sull'occupazione, questo perché GTT negli anni è stata anche sede di moltissime assunzioni abbastanza clientelari, per cui insomma chi bazzica un po' l'ambiente torinese sa che GTT era amministrata dall'amministratore di una certa corrente del PD. E quindi sostanzialmente la gestione dell'azienda non è particolarmente efficiente, addirittura uno dei sindacati di base ci ha detto che il rapporto tra gli autisti, insomma il personale che veramente fa il servizio e i funzionari è che c'è un funzionario dirigente ogni 3 autisti e mezzo, che è una follia, cioè un numero esorbitante di funzionari, di dirigenti, che appunto non è giustificabile in nessun modo. E quindi alla fine appunto noi speravamo che lui, cioè l'unica cosa positiva di questa vendita a cui noi siamo contrari, è che magari il privato tagli un po' di queste posizioni che probabilmente sono abbastanza inutili, quindi si possono tagliare migliorando l'efficienza dell'azienda e tagliando i costi. Però la sostanza è che un'azienda che da 105 anni era municipale viene venduta e data in gestione ai privati, quindi insomma si svende anche quello che è stato costruito veramente da generazioni di torinesi, che hanno pagato la rete dei tram, dei pullman, eccetera, per più di 100 anni, e adesso viene questa roba viene sostanzialmente data in mano a un privato che la gestirà con logiche di profitto. Quindi sono. Ecco, ma in questo senso qua, cioè perché non si è acconsentito, ad esempio, a impegnarsi perché il servizio non venga a costare di più, faccio per dire banalmente, cioè mi sembrava nell'interesse Sì, del. ma il problema è che bisogna vendere a tutti i costi, perché se non si riesce a vendere entro 6 mesi, e quindi se non si trova un acquirente Certo. entro 6 mesi, i soldi non entrano, la città non rientra nel patto di stabilità e Fassino forse va a casa. E quindi a questo punto, come anche per esempio ci saranno un altro nel bando per l'esternalizzazione dei nidi, che anche questo ha fatto molto Sì. clamore, si è evitato accuratamente di mettere clausole che fossero troppo penalizzanti per il privato, perché già devo andare, probabilmente poi magari andare a chiedere in ginocchio magari a dei privati amici o della società,
poi che sono pubbliche, perché uno degli aspiranti a comprare GTD poi è Trenitalia con Ferrovie Nord, quindi con la regione Lombardia. Però insomma devo andare a sollecitare offerte da parte di privati o di pubblici, comunque di società SPA sul mercato, e chiaramente se le condizioni sono penalizzanti, per cui questi non possono fare tutti gli utili che vogliono, questi gli dicono cioè, sai che c'è, non compro. E quindi sostanzialmente purtroppo in questi bandi il tutelare l'interesse del pubblico a lungo termine viene in secondo piano rispetto al dare delle buone condizioni per fare in modo che il privato compri. E questo si rifletterà anche sui prezzi, per cui alla fine inevitabilmente il prezzo che incasserà la città per queste vendite sarà comunque a prezzo di saldo, perché pur di vendere chi compra sa che la città deve vendere a tutti i costi e quindi non offrirà molto. Ecco, questo in questo senso... La situazione è simile in tutti i casi oppure c'è qualche... Sì, è simile, anche se le aziende hanno delle diversità, nel senso che GTT, che fa i trasporti, è un'azienda per definizione in perdita che vive col contributo pubblico, perché i biglietti coprono più o meno un terzo del costo del servizio e il resto sono soldi che mette il comune. Questo è così in qualunque tipo di esperienza o ci sono esperienze più virtuose? In Italia è così ovunque, poi la seconda della città c'è di più o di meno da biglietti, ma più o meno siamo tutti abbastanza lì. All'estero, magari nei paesi anglosassoni, hanno altri modelli per cui le aziende si devono pagare da sole, perché non è concepita l'idea del servizio pubblico. Certo. Allora lì però i prezzi sono anche molto più elevati i prezzi dei biglietti, per cui insomma bisogna un po' vedere. In Italia la situazione più o meno è così ovunque. Un altro esempio è Amiat, che è un'altra azienda che per definizione è in perdita, perché Amiat fa un servizio che costa e non ha entrate, per cui cioè, certo, sostanzialmente funziona il business di Amiat è: prendo 150 milioni di euro l'anno dalla città, più o meno come cifra, e con questo pago tutti i costi di raccogliere i rifiuti, e quindi non è un business, e quindi anche in questo caso il privato non è particolarmente interessato a intervenire, per cui vogliono mettere nello stesso pacchetto TRM, cioè l'inceneritore, che invece è un business, quindi quella è l'unica azienda che ha un valore economico, perché chi incenerisce i rifiuti prende da 70 a 100 euro a tonnellata dal comune che porta i rifiuti, e ne prende attualmente un altro centinaio, sempre a tonnellata, di sovvenzioni statali, perché è considerata un'attività ecologica bruciare rifiuti. Cioè, come possa esserlo nessuno l'ha mai capito, ma comunque in Italia è considerata un'attività ecologica, e quindi sostanzialmente quello è un business inattivo, per cui incasso 200 euro ogni volta che arriva a tonnellata di rifiuti, e quindi con quello faccio dei bei soldi. Tutti gli inceneritori fanno molti soldi, certo il prezzo è ricadute negative sulla salute delle persone, aumento del rischio di cancro, di malattie respiratorie, inquinamento eccetera eccetera, però alla fine chi lo gestisce incassa. E quindi da questo punto di vista c'è per Amiat e TRM la voce di corridoio che l'azienda destinata a comprare sia IREN, ovviamente, che è azienda pubblica partecipata dai comuni di Torino, che è il primo azionista, Genova, Reggio Emilia, Parma, una serie di altri comuni emiliani. Il problema è che IREN di suo ha già 3 miliardi di euro di debito, quindi non si capisce con che soldi potrebbe pagare l'acquisto di queste due aziende dalle società.